Ciao ragazzi, oggi mi piacerebbe davvero parlarvi di un argomento importante. Visto un po' il periodo, io vorrei un po' confluire il nostro pensiero su tre obiettivi, così da capire in questo periodo storico che cosa possiamo fare. Allora, voi dovete sapere che abbiamo tre aree importanti sulla quale bisognerebbe sviluppare oggi un progetto, e non domani e non ieri, ma oggi, proprio in questo periodo storico e quello, visto anche quello che sta succedendo. Allora io vi invito a fare un qualcosa di importante, vi invito a fare una cosa che io personalmente faccio tutti i giorni, faccio da tanto tempo, insegno da tanto tempo, però questo oggi è il momento più importante per farlo tutti, da riuscire a mettere nero su bianco quello che è un obiettivo personale, familiare, ok, e professionale. Attenzione bene, sono tre obiettivi completamente diversi. Questo non significa che uno non può far parte dell'altro, ma tre obiettivi, ok, che oggi come oggi devono iniziare a prendere vita. Probabilmente, non so se sei la persona che sta guardando questo video, una persona che si dà degli obiettivi, e se non sei abituato a dartene, oggi come oggi è importante capire come ci si dà un obiettivo. E se sei una persona che si dà degli obiettivi ma spesso aspetta prima di agire, cerca di raccogliere tante informazioni, cerca di prepararsi, beh, oggi è il momento di smettere di prepararsi, entrare sul campo e prepararsi mentre agisci. Questo è fondamentale, che questo sia un obiettivo personale, familiare o professionale. Personale, è importante avere un obiettivo personale, perché oggi come oggi, guardiamo anche un po' sui social quello che sta succedendo, succede che per passare il tempo si finisce dal letto al divano e dal divano alla TV, dalla TV ai social, ma diventano giornate una dopo l'altra, un po' la giornata del criceto, no? La giornata del topo, che entri tutti i giorni, fai la stessa routine, fai la stessa cosa, ma alla fine della giornata non ti resta niente, stai aspettando che qualcuno ci dica potete uscire. Sì, ma quando uscirai cosa farai? Perché il mondo, quando noi usciremo, ok, sarà completamente diverso a distanza di qualche mese da quello che sta succedendo. Quindi noi dobbiamo arrivare preparati, questo è fondamentale per noi. Quindi diamoci un obiettivo. L'obiettivo potrebbe essere personale, potrebbe essere imparare, che ne so, una lingua nuova, prendersi cura del proprio corpo. Se sei fuori forma, prenderti cura del tuo corpo, iniziare a fare dell'allenamento, iniziare a mangiare bene. Lo so che uno vuole passare il tempo e inizia a fare, che ne so, a cucinare, a fare torte, a fare l'aperitivo, a mangiare. Però questo va bene una volta a settimana, va bene ogni tanto, ma non lo possiamo fare tutti i giorni, perché questo tipo di alimentazione, questo tipo di vita sedentaria rischia di farci prendere peso, e se siamo sovrappeso vuol dire che non siamo in forma. Se non siamo in forma abbassiamo le nostre difese immunitarie, e quindi questo non è una cosa buona. Se siamo un po' più cupi, ok, non siamo creativi. Quindi è importante avere degli obiettivi personali. Ormai su YouTube, sul nostro canale YouTube, potete vedere tutto quello che vi serve per mettervi in forma. Andatevi a prendere su Google quello che sono i cibi acidi da cui stare distanti e quali sono i cibi alcalini, e quindi focalizzatevi su mangiare su quanti più cibi alcalini possibili da far stare bene il corpo. Allenatevi costantemente e prendete un'abitudine, leggete, guardate qualcosa di formativo che vi possa far crescere personalmente. Stessa cosa vale per quanto riguarda la famiglia. Con la famiglia, se in questo caso avete una famiglia o avete dei figli come li ho io, prendetevi dei momenti da fare con loro. Vi potreste anche fare degli allenamenti con loro, fare dei giochi con loro, dei momenti speciali da condividere solo e esclusivamente con loro, così da far unire quello che è il vostro rapporto. La maggior parte delle persone fa un lavoro che spesso non vede i figli tutto il giorno, ok? O quando va via loro stanno ancora dormendo, quando rientra loro sono già andati a letto, quindi li si vede solo nel weekend e a volte ci sono sempre mille cose da fare. Prendetevi dei momenti per goderveli con la vostra famiglia o con il vostro compagno o con la vostra compagna. Questo è fondamentale da fare per unire e fortificare quello che è il rapporto familiare e con il vostro partner. Terza cosa importante è un obiettivo professionale, ok? Come vi dicevo prima, il mondo sarà diverso quando noi usciremo fuori.
quando tutto questo sarà passato, perché dentro di noi una parte rimarrà comunque e quindi qualcosa sarà diverso. Molti lavori non esisteranno più, molti lavori saranno saltati per aria, molte persone avranno perso il lavoro, qualcuno invece l'avrà amplificato, ma iniziate a progettare che cosa poter fare, come poter spostare il vostro business se avete un business online, o che cosa potete fare, quali sono le vostre competenze che potrebbero essere di aiuto a tutte le altre persone. Quindi è fondamentale focalizzarsi in questo periodo non solo a perdere, far passare le giornate, ma a rendere le giornate produttive, perché sta tutto qua nella nostra mente, sta tutto qua nella nostra mente. Quando Nelson Mandela per 27 anni è stato incarcerato, lui non pensava a quello che stava vivendo in quel momento, perché il suo corpo era imprigionato, ma la sua mente era libera. Lui già progettava, immaginava come poter unificare l'Africa, immaginava cosa doveva fare. Quindi lui con il suo corpo era fermo, ma con la sua mente lavorava, ok? Progettava e aveva già tutto in mente. Infatti quando è uscito non ha dovuto fare nient'altro che realizzare quello che erano tutti i suoi obiettivi che aveva messo in fila uno dietro l'altro. Quindi vi invito a prendere come esempio quello che potrebbe essere Nelson Mandela. Se non conoscete la sua storia, andate su Google e vedetela, ed è una persona davvero da cui prendere ispirazione visto il momento. Quindi mi raccomando, obiettivo personale, obiettivo familiare e obiettivo professionale, perché è quello che ci serve oggi per diventare persone migliori. Ciao ragazzi!